chiesto di intervenire la consigliere Carcano, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Diciamo subito che siamo a favore di questa mozione e che abbiamo sottoscritto, ma precisiamo che avevamo presentato una nostra mozione prima che lo facesse il PD, ben più completa di quella presentata del PD, perché in effetti oggi il collega Ambrosoli ha dimenticato di citare alcuni passaggi fondamentali in quella che è tutta questa vicenda. Sono stati dimenticati dettagli che invece per completezza d'analisi andrebbero in effetti portati sul tavolo dell'analisi. In un paese corrotto come è l'Italia, il nostro punto di vista è che bisogna mettere attenzione alla prevenzione alla corruzione, perché sappiamo bene che la repressione porta ben poco. Ed è un paese malato, quello per cui i politici aspettano sempre i magistrati. Aspettano che ci sia il primo grado e a volte anche l'ultimo grado, di fronte a indagini, arresti, a offerte di posti di lavoro pubblicamente, di fronte a sistemi che coinvolgono destra e sinistra. E perché questo? Perché la corruzione in Italia non è più un reato e dobbiamo ringraziare la situazione in cui ci troviamo oggi, dobbiamo ringraziare destra e sinistra, perché da 20 anni, da Tangentopoli, sistematicamente si sono depotenziate e depenalizzate tutte quelle norme che facevano un contraltare al sistema corruttivo. E poi ci troviamo a sentir tuonare il giorno dopo i partiti come quello del PD che si sorprendono di certi scandali quando sono loro stessi coinvolti e sanno bene in che modo sono coinvolti in questi scandali, arrivando addirittura a dire: beh, quel sindaco non è un nostro tesserato. Allora, è una contraddizione in termini pensare che questo governo delle larghe intese e che anche in Regione Lombardia ha una convergenza totale che possa risolvere questa piaga italiana, che è bipartisan, dal MOSE all'Expo al sistema degli appalti lombardi. È davvero un fronte e un'armonia bipartisan. In tutti i casi appena citati, il minimo comune denominatore di tutti questi fatti è il fatto che i costi delle grandi opere si triplicano quando va bene. E allora sentir dire dal collega Ambrosoli che le riforme sanitarie devono essere fatte con il PD, beh, ci va a confermare quanto abbiamo sempre detto, che continuamente questo governo delle larghe intese non sarà in effetti quello che andrà a risolvere la questione all'origine. Perché questo è un sistema ben consolidato, mai scalfito, che da Tangentopoli, se non prima, ha in maniera scientificamente voluta accumulato ritardi nella costruzione delle grandi opere, negli appalti in ambito sanitario e ha determinato gli scandali di cui tutti oggi siamo a conoscenza. Bisogna invece pensare a introdurre un pensiero politico differente, questo l'abbiamo detto tante volte, che non sia come quello proposto dal sindaco del PD di Sesto San Giovanni, in totale armonia e convergenza con l'assessore Mantovani, che chiede, così dice il sindaco del PD di Sesto, di procedere con la città della salute, nonostante ci sia stato un correre a definire la gestione degli appalti in maniera discrezionale prima ancora che questo progetto abbia un minimo di chiarezza e di apertura su quello che saranno veramente i lavori da porre in essere. Allora, la corrispondenza totale di questi due pensieri per noi è un sintomo di malattia del paese. Non va dimenticato che negli scandali della cupola degli appalti ci sono nomi del PD, d'aggreganti, Levorato, di Manu Ten Coop, anche lui indagato, e questo noi l'avevamo messo nella nostra mozione, perché è vero che va denunciato quanto sta portando avanti, quanto è negli errori dell'assessore Mantovani, ma va denunciato anche quanto dall'altra parte si sta portando avanti nella stessa maniera, ad esempio nella Regione Lazio. Sentir dire oggi dal collega Ambrosoli che la politica deve uscire dall'ambito sanitario, quando il PD di cui lui è portavoce commette le stesse situazioni uguali, identiche nella regione Lazio,
è davvero un'ipocrisia e un'incoerenza mai sentita. Vadano a iniziare a fare qualcosa nel Lazio, essere ad esempio nel Lazio per poi fare la predica qui in Lombardia. Non solo, ricordiamo che quello che sta succedendo all'interno di Regione Lombardia nasce anche da quello che si chiama Sistema Sesto, e Sistema Sesto mi sembra che abbia origine da un certo Penati, e da certi sistemi nascono poi altri sistemi, i sistemi Viadana, il sistema Rozzano Alfieri, il sistema Rozzano, e poi dopo verrai a dirci Alfieri che del sistema Rozzano non saprai mai nulla, non sapevi nulla, vero? Colleghi, per cortesia, prego la consigliere Carcano di rivolgersi alla presidenza. Allora mi facciano finire Alfieri, di parlare. Per cortesia. Prego di continuare, consigliere Carcano. I consiglieri del PD, per cortesia, replicheranno poi nel corso del dibattito. Prego. Quindi, riprendendo quello che si diceva, noi continueremo ad appoggiare questa mozione, ma non ci vengano a raccontare che dall'altra parte ci sia un sistema pulito e che si possono ergere su un piedistallo per venirci a raccontare come fare una riforma sanitaria regionale, quando i diversi sistemi, Sesto, Rozzano, Viadana, Valmadrera, Lecco, hanno tutti una connotazione politica ben precisa, che non è quella del centrodestra. Quindi si assumano entrambe le responsabilità di questo sistema. Se si legge la stampa, l'ingegner Rognoni cita Bersani che sulla città della salute sembra aver voluto gestire Manutencoop in maniera davvero alquanto singolare. Allora, noi concordiamo sul fatto che se una commissione di saggi ci deve essere, allora deve essere ascoltata, perché l'altro giorno leggevamo sulla stampa che il professor Veronesi chiedeva lui stesso di far uscire la politica dall'ambito sanitario. Beh, questo era quello che noi chiedevamo a dicembre con il nostro progetto di legge, quindi evidentemente il professor Veronesi capisce l'importanza del far uscire le nomine politiche in ambito sanitario. Eppure il 6 giugno Maroni ha fatto uscire una delibera di giunta, la 1919, in cui dà seguito, ancora una volta, alle nomine politiche in ambito sanitario, non modificando di una virgola quanto si può fare in ambito di nomine politiche senza recepire nessuno dei suggerimenti da noi fatti a dicembre. Allora bisognerebbe iniziare anche da cose molto pratiche, senza fare le grandi filosofie, come ad esempio stracciare la cosiddetta legge d'Ecco, ad esempio stralciando o sospendendo la delibera di giunta, la 2735 del 2011, che finanzia la città della salute, il San Gerardo di Monza, l'Istituto di Cremona, eccetera, tutti ospedali con una serie di indagini in corso, ricordiamo anche l'Ecco. Allora, le larghe intese di cui noi abbiamo ancora evidenza costantemente tutti i giorni sono quelle che portano a una gestione della sanità che non è rispettosa dei diritti dei pazienti e dei diritti dei cittadini in ambito sanitario. Ed è per questo che noi continueremo ad appoggiare la mozione di censura Mantovani, ma chiediamo anche che quando si faccia un'analisi delle motivazioni per cui si arriva ad un degrado in ambito sanitario come quello attuale, che i partiti politici coinvolti in questo degrado facciano un minimo di mea culpa, in modo da capire qual è il momento, il punto di non ritorno dal quale davvero avere una svolta. A me sembra, dalle reazioni oggi avute dal PD in aula, che questa analisi autocritica non sia mai stata fatta e non verrà ancora fatta, e di questo ce ne preoccupiamo. Ha chiesto di intervenire per la dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle la consigliere Carcano. Sì, grazie Presidente. Solo per ribadire il fatto che appoggiamo questa censura e
Il fatto che evidentemente c'è ancora molta strada da fare su questo tema. Anche il collega Romeo, insomma, risultava anche poco credibile. Sembrava quasi che nemmeno lui ci credesse a quello che stava dicendo. Evidentemente i fatti avvenuti in questi mesi, ormai da anni, in Regione Lombardia, non riescono ancora a essere un motivo per fare autocritica da destra e da sinistra. E questo è molto preoccupante, perché chi paga sono i cittadini, soprattutto in ambito sanitario, che si vedono ulteriormente allungare le file d'attesa, che si vedono i servizi pubblici ancora sempre peggiorare, e quindi è davvero un peccato che non sia stato questo un motivo per riflettere seriamente su quello che è chiamato poi dalla magistratura la cupola degli appalti, il sistema degli appalti, e che ha visto coinvolgere tanti esponenti politici, forze dell'ordine, magistrati, anche imprenditori. Quindi era un momento di riflessione serio che nessuno ha colto, ed è stato buttato sullo scherzo, sull'ironia, sul fare battute sulle altre forze politiche, che invece della lotta alla corruzione ne fanno una battaglia seria. Conferma il fatto che anche oggi volevamo portare un tema importante come quello del generale Forchetti nel comitato trasparenza appalti pubblici, e che il centro-sinistra invece ci ha rifiutato, facendo, come dire, dispettuccio, perché abbiamo raccontato quello che la stampa e i magistrati raccontano, non noi. Quindi bisogna prenderne atto, e far finta di nulla non è davvero utile a questo paese. Grazie.